In questo video vi parlo un po' di come mi sto sentendo mentalmente, mostro un physique update dopo 2 settimane di rientro in palestra e mostro qualche pasto rapido. Stay tuned and enjoy! Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Come al solito iniziamo con qualche aggiornamento. Ho visto che molti di voi si ritrovano in questo momento in zona rossa, quindi le mie condoglianze. È veramente una presa male qui a Lussemburgo. Meno male non abbiamo un lockdown fuori, hanno semplicemente chiuso bar e ristoranti da un sacco di tempo, quindi hanno provato a ridurre i posti dove ci aggreghiamo, ma almeno non dobbiamo fare un lockdown completo. E secondo me la cosa veramente greve è che questo fatto del lockdown può veramente impattare in negativo la mente. E effettivamente, se devo essere sincero, anche io nelle ultime 2 settimane non mi sono sentito veramente granché. Come se mi fossi perso un pochino in un tunnel di pensieri negativi. Ho avuto 2 settimane in cui mentalmente non stavo nel migliore dei modi, ma ci sono uscito grazie, uno, al fatto che Ele è rimasta un pochino con me e con lei sto veramente benissimo. Invece di tornare in Italia, decido di rimanere con me a Lussemburgo. E poi due, fare quello che avevo fatto a Dubai, che era: stai in casa tutto il giorno, allora imponiti e mettiti degli obiettivi che vuoi raggiungere, inizia dei nuovi progetti. E io quindi mi sono messo e mi sto focalizzando su un mega progetto che non vedo l'ora di rilasciare, quando sarà il momento giusto, che sarà quando riapriranno le palestre anche in Italia. Un mega progettone, ma di questo ne parleremo sicuramente nei prossimi video, non vi voglio spoilerare niente. Intanto è mezzogiorno e mezza, siamo in ritardo, dobbiamo andare in palestra perché abbiamo prenotato a mezzogiorno e mezza, quindi let's go! E allora ragazzi, noi dobbiamo veramente correre in palestra perché siamo super in ritardo, sono già mezzogiorno e mezza e speriamo che non ci lasciano, diciamo che non lasciano i nostri slot a qualcun altro. E lì dietro la telecamera io mi faccio la barretta proteica perché stamattina letteralmente sono stato solamente a lavorare, non ho avuto nemmeno tempo di farmi una barretta, già mezzogiorno e mezza, quindi mi faccio questa cookie dough che è veramente la mia super preferita. Mi mangio questa e poi andiamo in palestra. Tutto, non farsi troppi stress. Ok ragazzi, siamo appena arrivati in palestra. Oggi io ho la giornata A, quindi rinizio la rotazione dei miei giorni alterni. Ci abbiamo ovviamente sempre full body, quindi oggi inizio con tricipiti, passando poi bicipiti e poi tutti gli altri gruppi muscolari. E niente, andiamo a vedere se ci fanno ancora entrare, perché siamo 20 minuti in ritardo, che non è veramente l'ideale. Ele è già scappata via, speriamo che ci facciano entrare, raga. Ormai sta scritta, la conoscete a memoria, ve la sognate anche di notte. C'è un'entrata? Salì! Allora, ragazzi, ci hanno fatto entrare, è ora di iniziare ad allenarsi. Avete appena visto fare un percorso di mobilità che praticamente da 2-3 giorni ho iniziato. Praticamente ho visto un video di un, mi sembra, calisthenic move su YouTube, che è questo professore tedesco e esperto di bodyweight e calisthenics, e ho provato un suo percorso mobilità e tipo l'ho fatto 2-3 volte e mi sentivo così bene e molto molto meglio. Mi sono accorto di quanto inflessibile e immobile io sia veramente, e quindi ho deciso di fare appunto questo percorso di mobilità e voglio farlo per i prossimi 50-60 giorni e vedere un pochino come sto messo alla fine di tutto ciò. Intanto vi voglio parlare dell'allenamento che state vedendo qua sotto. Ho iniziato con i tricipiti, questo diciamo che è una variante che ho creato io appunto mettendo insieme diverse maniglie, e lo dico sempre, tipo non abbiate paura di sperimentare e di trovare la giusta variante, giusta impugnatura, giusto angolo per colpire al meglio e che sentite meglio che colpisca i vostri muscoli, perché non c'è una forma perfetta per tutti. Ad esempio io col tricep push down, tenendo i gomiti troppo stretti perché magari con la corda mi tiene troppo dentro, non sento così bene lo stimolo sui tricipiti, e quindi invece ho aggiunto una maniglia di quelle tipo neutre, e poi ho aggiunto le maniglie a quella maniglia neutra in modo da tipo veramente riuscire a sentire bene lo stimolo dei tricipiti. Sono passato poi a fare 4 serie di questo easy reverse barbell curl, anche questo è perfetto, praticamente questa variante qui dove l'impugnatura è inversa da quella normale è semplicemente che va a target più
avambraccio e non solamente il bicipite. Stavo pensando brachiale o brachio radiale, mi sembra brachio radiale. Comunque sì, quindi più avambraccio e anche bicipite ovviamente, però diciamo che voglio crescere un pochino con gli avambracci. Quindi ho iniziato con le braccia perché per me non è che sono un punto debole, però voglio veramente continuare a costruirle. Sono passato poi a fare, solitamente c'ho il movimento di schiena ma la macchina era presa, quindi sono passato a fare questa macchina che è un plate press per il petto. E anche qua una cosa veramente fondamentale è tipo sentire bene la contrazione. Le macchine generalmente non sono il massimo, soprattutto se sono assistite, perché ti obbligano a restare in una posizione fissa che magari per le tue leve, per la tua biomeccanica non è il massimo. Ed effettivamente anche questa è un pochino così per me. La macchina che c'avevo a Marbella, che era semplicemente plate loaded, andava su e giù, era perfetta. Questa che è più tipo una Smith machine, diciamo così così, non la sento benissimo. Sono poi passato a fare appunto un lat pull down, bello controllato. Nella giornata C ho anche le trazioni, mentre in questa giornata ho un lat pull down un pochino più controllato. E questa è una cosa che veramente su cui sto facendo attenzione negli ultimi mesi, è veramente controllare il carico e sentire che vada a stimolare e a colpire il target muscle. E vedete che bestione che mi stava accanto, ecco, in questa palestra che è tipo dove si preparano tutti i bodybuilder lussemburghesi. Diciamo che beh, diciamo che forse sono il più piccolo, beh, quello si sapeva. E comunque la cosa importante è continuare ad allenarsi correttamente e non fare quello che fanno altri, perché non sapete mai che sostanze, che genetica, che punto di partenza. Ecco, non sappiamo tutta la situazione in cui si trovano gli altri, quindi focalizziamoci su di noi stessi e provare a migliorare seduta dopo seduta, settimana dopo settimana. Poi passate a fare questi butterfly lateral raise, un'ottima variante secondo me. C'è troppa gente che ha paura di coinvolgere il trapezio, ma in realtà maschi, noi il trapezio ci va benissimo se cresce anche quello insieme alle nostre spalle. Quindi l'importante è non usare troppo slancio, ma se volete accentuare un movimento e fare un movimento con un ROM così ampio come i butterfly raise, è un'ottima variante. Magari per le ragazze consigliato di meno, perché non vogliamo costruire troppo un trapezio sulle ragazze, è meglio focalizzarci magari sul ROM più parziale che vada a colpire proprio il capo laterale del deltoide. E poi voglio farvi vedere due cose. In primis, che figata i nuovi sample di Kaizen. Stiamo provando a fare il prossimo lancio, un lancio estivo, quindi faremo le magliette, la drop shoulder che è stata super richiesta, e poi anche questa tank top che mi vedete mettere, questa canotta bellissima secondo me. Intanto questo è il fisichino attuale. Che dite? Forse guardandomi una body recomp sta accadendo come pensavo e come speravo all'inizio. Praticamente, se andate a ripescare un paio di video passati, se non l'avete già visto, avevo detto che rientrando in palestra è un ottimo momento per fare un body recomp. Per quale motivo? Semplicemente perché dopo uno stop siamo dialenati, però esiste la teoria della memoria muscolare, quindi molto probabilmente in quelle prime 3-4 settimane riusciamo a riaccumulare il volume, nonostante ad esempio con la dieta stiamo in un pochino un lieve deficit calorico. E questo è proprio quello che sto facendo io. Lieve deficit calorico, e effettivamente vedo un pochino più di vene che stanno uscendo e mi sto spaccando in palestra col sovraccarico progressivo, e diciamo che forse sto tornando ai livelli di prima, sto tornando me stesso, e di questo mi fa veramente un sacco piacere. Finisco poi con le gambe, solitamente in questa giornata qui, che giorno A, ho fatto leg extension e leg curl. Poi nella giornata B faccio invece un assisted squat machine. E poi nella giornata C faccio invece un barbell hip thrust, quindi provo a colpire comunque le gambe in ogni seduta, ma in modo leggermente diverso. Qui veramente sono movimenti di isolamento che appunto vogliamo sentire bene nel target muscle. Non ha senso secondo me buttarci su un botto di peso e poi praticamente fare un movimento che non è nemmeno controllato. Molto meglio controllare, anche molto meglio dal punto di vista dell'affaticamento. Lo stimolo è ottimo quando controlliamo il peso, quindi veramente vi invito a essere molto molto attenti sulla forma, precisi col movimento. Non fate come ho fatto io nei miei anni iniziali, in cui veramente volevo alzare il carico a tutti i costi e non badavo minimamente alla forma. Ed è così che mi sono infortunato, è così che sono arrivato a degli stalli di forza più rapidamente, ed è anche secondo me per quello che non sono cresciuto poi così tanto. Invece di recente, ultimi 6-7 mesi, sto notando una buona crescita, molto meglio di sempre, ed è da quando sto iniziando veramente a fare molta molta attenzione a fare rep di qualità, far contare ogni rep e farla con precisione, sentire veramente lo stimolo in quel target muscle. Poi ovviamente è diverso per i movimenti di isolamento,
questo è più importante per quelli composti, la cosa importante è il sovraccarico progressivo con una forma corretta. Yeah, questo è tutto per l'allenamento di oggi e continuiamo. Spero che vi stia piacendo questo video. Ok ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento e sto facendo un pochino di cardio, perché qua a Lussemburgo letteralmente se non facessimo un po' di cardio post workout, il fatto che fuori fa freddo e si gira sempre in macchina è un po' come l'America in questi aspetti. Veramente avevo visto che la mia media di passi era così bassa, quindi preferisco fare un pochino di cardio post workout, molto easy, camminata in pendenza, tranquilla, un po' di scioglimenti. Inizio workout, ho fatto un percorso mobilità, fine workout pure, ho iniziato a fare questo percorso da 2 giorni, mi sento già molto molto meglio, voglio vedere come mi sentirò tipo fra 50-60 di giorni, spero di essere molto più flessibile, perché anche adesso sto veramente messo male. Ele, la vedete lì dietro, mi saluta, si sta stressando un pochino. Yeah, io continuerò qua una 20 minuti ancora e poi andiamo a casa e facciamo il passo post workout. Siamo in cucina con il passo post workout, vi faccio vedere subito. Ci abbiamo qua delle uova fatte alla coq, quindi le ho fatte col dentro che è tutto moscio e buonissimo, e ci vado a impucciare dentro 2 fette di questo pane di segale integrale, che verrà veramente squisito. Vi ho messo un attimo a tostare, ancora più buono, e poi accanto per i micronutrienti ci metto un po' di questa mash, ormai ve la faccio vedere in tutti i video quindi la conoscete bene. E poi Ele ha fatto anche altre verdurine che vi mostro subito, che sono questi qua, piattoni e zucchine. Ele, tu ti fai un piatto di salmone? Buono. Hai messo anche la zucca? Sì, e pane a tostare. Zucca in forno. E niente, quindi questo sarà un passo post-workout rapidissimo. Tendo a fare così perché ho sempre un botto di fame quando torno dalla palestra, quindi preferisco una cosa rapida. Le uova ci metto pochissimo, sono un'ottima fonte di proteine, anche molto alte in grassi effettivamente. Se state provando a ridurre i grassi, magari andare solamente per un bianco d'uovo potrebbe essere la scelta migliore, ma per me in questo momento non ho problema. 4 uova mi riempiono così bene e mi rendo così soddisfatto. Non vedo l'ora di mettermi a mangiare. Ragazzi, già che ci siamo, oggi vi ho fatto vedere il pranzo, vi faccio vedere anche la cena, che stiamo facendo qualcosa di buonissimo. Allora, come starter per iniziare mi sono fatto qua 80 grammi di bresaola, ci ho buttato sopra un po' di parmigiano, un filo di olio e un pochino di limone, buonissimo, perché avevo fame, quindi mentre abbiamo cucinato mi faccio quello. E poi oggi proviamo un prodotto nuovo che non ho mai mangiato, e sono questi shirataki. Ok, che sono in teoria delle cose cinesi, amore? Cinesi o giapponesi? Cinesi o giapponesi? Radici di concia. Che sono una sorta di udon noodle, però veramente con 0 calorie, cioè per 100 grammi sono 10 calorie, letteralmente niente. E tutto questo sono 200 grammi e quindi sono letteralmente 20 calorie, che è assolutamente ridicolo, è quasi negligibile. E li abbiamo praticamente messi in padella e li stiamo cuocendo con un po' di salsa soia, questa è ridotta in sale, Kikkoman, e ci abbiamo aggiunti un mix praticamente di queste verdure già tagliate che avevo preso al supermercato. Quindi sì, questa sarà la cena di stasera, uno starter e poi qua questa cosa un pochino strana che dovrebbe essere praticamente tutte fibre, micronutrienti e un sacco di volume per poche, pochissime calorie. Proteine, carbo, anzi un cavolo di carbo, proteine, fibre e micronutrienti. Non sembra bellissimo, ma speriamo che sia buono. Ok, ci siamo, abbiamo deciso di fare questo taste test, vediamo un pochino quali sono le tue, cosa pensi? Non penso. Secondo me questa ci svolta la dieta, vediamo. Non so. Voglio un po' di verdure pure. Ma io provo. Questi li ha cucinati giù, ragazzi. Sono caldissimi. Sinceramente sono super viscidi. Mi piace perché sono ciocchi. Sono super viscidi. E non si sente troppo la salsa di soia, ne metto un po' di più. Ci metto un po' di doglietto. Per me fare un po' di doglietto ci stanno. Però cavolo, per pensare che pochissime calorie, cioè tutto questo piatto sono tipo 60 calorie, meno di 100 calorie. Più magari la prossima volta ci aggiungiamo tipo il pollo, io le langostine, quello e uova, ci aggiungo
dovremmo fargli quelle grandi felici. Sì, proprio l'asiatica. Tipo la gamba. Normale. Guarda. Wow, consigliate. Come si chiamano? Shiitake? Shirataki. Shirataki, ragazzi. Il giorno successivo è per te che sei arrivato fin qua, ti voglio dare un piccolo spoiler, non vedo l'ora che riaprono le palestre per due motivi, il primo perché vogliamo fare questo lancio di Kaizen e finalmente vedere delle magliette e delle cose così in palestra, e il lancio di giugno sarà una bomba, ma di questo vi daremo più dettagli quando riprendiamo il canale di Kaizen, ma molto più importante, ho messo insieme una guida per il rientro in palestra, sarà una guida gratuita e sto costruendo dei programmi che sono letteralmente spaziali, che appunto voglio far coincidere con la riapertura delle palestre. Questo per non parlare del mega progetto che vogliamo fare un viaggio, non siamo sicuri se riapriranno Alphaland a Houston oppure venire a Milano sperando appunto che riaprano le palestre, sarebbe veramente una bomba provare a fare dei meetup con alcuni di voi o tutti voi, chiunque vuole, a Milano, a Roma, in altre città italiane. Ma tutto questo speriamo, fingers crossed, entro la fine di quest'anno, ma vedendo come vanno le cose non possiamo proprio saperlo. Su Instagram sto mettendo un sacco di contenuto giornalmente, quindi mi raccomando, se non sei ancora iscritto iscriviti là, anzi iscriviti, seguimi là, che sto veramente iniziando con del contenuto anche lì abbastanza importante. Ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, lasciaci un like, grazie per il sostegno anche se le palestre sono chiuse, so che potresti tranquillamente non vedere questo canale, quindi veramente lo apprezzo tantissimo. Ci vediamo nel prossimo video.